Presidente Formigoni, come Lega abbiamo rappresentato il fatto che siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, vogliamo fare e vogliamo che lui faccia di più, quindi dia un'accelerata soprattutto in termini di aiuto economico ai cittadini lombardi su diversi fronti, quindi poca politica e tanto contenuto. Ci ha detto diversi sì, però non ci bastano più i sì sulla carta, adesso mensilmente faremo il punto della situazione in casa nostra con lui per vedere quali di questi temi stanno andando avanti e quali no. Le nostre sentinelle, anzi i nostri propositori sono Andrea Gibelli in giunta e Stefano Galli in consiglio, ci daremo proprio un cronoprogramma, non è una fiducia a tempo ovviamente, siamo amici, però da buoni amici vogliamo che si concretizzi di più. Ieri il congresso della Lega ha parlato di concretezza, vogliamo che anche la Regione Lombardia concretizzi di più, se serve disubbidendo, se serve aiutando quei sindaci che non ce la fanno più e quindi sforeranno il patto di stabilità per aiutare i loro cittadini e dovranno essere aiutati da Regione Lombardia, se serve dicendo no ai tagli che il governo imporrà ad esempio sulla sanità, perché paghiamo e paghiamo anche troppo. Quindi vorremmo un governatore più lombardo e meno romano. Taglierete anche sui soldi che la Lombardia dedica alle strutture convenzionate per la ricerca? Stiamo parlando di riforma sanitaria a tutto tondo, quindi noi da un governatore della Regione Lombardia pretendiamo che se da Roma ti dicono ti do 200 milioni di euro in meno, vai a Roma e gli ribalti la scrivania in testa. Tagliare, si è già tagliato molto, vogliamo un riequilibrio a favore del pubblico nei confronti del privato, è complesso, Però la Regione Lombardia ad esempio paga alcune centinaia di dipendenti per rispondere al telefono a Paternò e quindi questa è una cosa che non siamo più disposti ad accettare, è uno di quei punti del cronoprogramma in cui chi prenota una visita da Sondrio la prenota chiamando a Sondrio, al massimo a Milano. Di Expo, oggi abbiamo parlato di temi assolutamente concreti, di quattrini e di servizi ai lombardi. Di Expo parleremo in altra sede, la mia convinzione continua ad essere quella e non cambia di settimana in settimana, che Expo, già struttura precaria di per sé, ha bisogno di un'attenzione di 24 ore su 24 e quindi non pensiamo che il governatore Formigoni sia in grado, vista l'attuale situazione della Regione Lombardia, di garantire interesse per Expo 24 ore su 24, quindi quella che è un consiglio bonario nell'interesse suo di Expo e della Lombardia continua ad esserci. Se il dibattito arriverà in regione vorrà dire che il consiglio si tramuterà in un atto concreto altrettanto consigliante da parte del gruppo della Lega.